Siamo con Simone Menichetti, presidente del comitato WISP di Roma, siamo qui sull'impianto finalmente con dei ragazzi che si allenano. Da ieri 26 aprile qualcosa è cambiato? Sì, finalmente si può tornare a svolgere l'attività sportiva all'aperto, anche di contatto, e questo ha portato ovviamente un'atmosfera nuova, un'atmosfera di possibile ripartenza che per chi fa sport di base in questo momento è tutto un po' una luce in fondo al tunnel, insomma, di un anno e mezzo di stop. Ci sono però ancora cose che mancano e che invece secondo voi potrebbero anche ripartire, tipo le piscine, per dirne una? Sì, tipo le piscine, la nostra è chiusa praticamente dal 24 di ottobre perché abbiamo una piccola quota di atleti agonisti, ma la stragrande maggioranza sono ovviamente sportivi di base. E le piscine che devono ripartire, che sono nella stragrande maggioranza dei casi il sostentamento di impianti come questo o uno dei sostentamenti, e che dal 16 maggio è possibile riaprire all'aperto, ma ovviamente all'aperto il 16 maggio siamo ancora con un clima non perfettamente favorevole, quindi sicuramente una riapertura rimandata ancora una volta, e questo sicuramente è un problema, ma non soltanto per l'impianto, anche per tutti coloro i quali fanno questo tipo di attività. E dal, diciamo, voi che siete più vicini al territorio, che sentite dai vostri iscritti, dai vostri soci? Cioè, c'è pressione? Speravano di avere qualcosa di più, qualche possibilità in più? Beh sì, diciamo che c'è una grande voglia di tornare a praticare sport, qualsiasi sport, e ovviamente sia con la ripartenza di giugno scorso, di nuovo a settembre e di nuovo ora, c'era l'aspettativa di avere sì qualcosa di più, di avere, non dico una riapertura totale, ma almeno per gli spazi al chiuso un'apertura contingentata a un numero di persone. Dover stare ancora fermi per loro sicuramente è un qualcosa di estremamente, estremamente negativo, visto che ormai chi fa con noi attività in acqua o chi la fa in palestra, eccezione fatta per i corsi di palestra che sono andati fuori, è fermo da un anno e mezzo.